è l'appuntamento con DJ in 5 minuti. L'unico corso che in 5 minuti ti fa diventare DJ. Per l'appuntamento di oggi volevo parlare di quello che è successo l'altro giorno, il 16 di aprile alla 7, alla trasmissione Piazza Pulita, condotta da Formigli. C'era tra i tanti ospiti anche un'immunologa, dottoressa, anzi forse professoressa Antonella Viola dell'Università di Padova. Allora, si parlava ad un certo punto di discoteche. Bene, sentite come ha più che risposto, come si è posta la dottoressa. Una roba che a me ha fatto un male, ma un male. Vi faccio sentire l'audio, ovviamente poi su YouTube c'è anche il video. Sentiamo. Bisognerà vedere poi sicuramente anche le discoteche, perché noi abbiamo una fetta di turismo giovanile. Guardi, sulle discoteche, se mi staccate un attimo un primo piano della professoressa Viola, mentre parliamo di discoteche in Romagna, credo che non ci sia neanche bisogno che parli. Ecco, lei guardi la professoressa Viola mentre fa questo scenario, no? Lei guardi sempre la Viola, così poi capisce quando si deve fermare. Senta una cosa, ma lei ha chiesto... Abbiamo anche il VAR, senti. ...alle banche, come sta facendo adesso? Mentre parliamo di discoteche in Romagna, credo che non ci sia neanche bisogno che... Mentre fa questo scenario, no? Lei guarda... Cioè, se mi avessero tirato un pugno in faccia, capisce, perché poi vedendo il video capisce ancora meglio. Vedendo il video capisce ancora meglio il risolino. Allora, poi lei sul suo profilo Facebook, dopo un paio di giorni, ha cercato di dire che era una risata soltanto perché era stata inquadrata. No, una palla, insomma, ha cercato di salvare più o meno il salvabile in maniera un po' così, perché praticamente lei stava già ridendo e il conduttore ha passato, insomma, la linea o l'immagine su di lei. Allora, stavo guardando un po' i numeri che fanno le discoteche italiane. Stiamo parlando intanto di 19 milioni di italiani che durante l'anno vanno in discoteca, di cui oltre 4 milioni lo fanno ogni settimana. Allora, il fatturato delle discoteche in Italia all'anno è di 7,5 miliardi di euro e ci sono 50.000 persone che lavorano, che vivono grazie alla discoteca. Quindi non solo i proprietari dei locali, sto parlando ovviamente di DJ, vocalist, ballerine, sicurezza, fotografi, tutti quelli che insomma ci vivono con questo lavoro, come il sottoscritto tra l'altro. E non solo, perché poi nelle discoteche ci suonano i gruppi che molto spesso non avrebbero altro palcoscenico per iniziare ad uscire a suonare in qualche locale. E poi la discoteca fa anche dell'ingresso indotto, perché per chi magari non va tutte le volte, va una volta ogni tanto, quindi è un evento, il giorno stesso o il giorno prima magari si compra il vestitino o si compra le scarpe o va dal parrucchiere, o prima di andare in discoteca vanno al ristorante o vanno in un pub a bere qualcosa. Insomma, c'è un giro di denaro non indifferente, e 50.000 persone che adesso non sanno come campare forse non meritano una risatina del genere. Fatemi sapere la vostra, ovviamente qui in radio o sui commenti di YouTube, ma a me non è andata proprio giù. Adesso io non voglio insultare la professoressa, dottoressa che sia, perché probabilmente ha fatto una cagata e si è resa conto di averla fatta. Però forse qualche parola in più la spenderei, o magari un po' di scuse, perché la risatina c'era ed era veramente brutta. Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo. Mauro vai con la musica che fa.